Sanpei, pescatore, grandi orecchie, sfantola, sorriso di sole. Ragazzi, questa è la seconda parte per creare un bet clip autocostruito. Allora, io ho autocostruito questo bet clip con semplici cose che si trovano in casa. Eccolo qua. Tutti quanti lo riconoscono, perché diciamo che vengono venduti i negozi di pesca, però giustamente se uno, dovesse succedere che una domenica, non so, dovesse finire il bet clip e non ne può fare a meno, li può creare a casa. Allora, io sto utilizzando un filo zingato di 2 mm, ok? Dalla foto sembra più grande, ma è 2 mm. Avremo bisogno di un termoresistente, giustamente di diametro più grande rispetto al cavetto che sto utilizzando, e una girella, che in questo caso la girella possiamo utilizzare questo. Non è obbligatorio utilizzare la girella, perché va fino, si può anche tranquillamente fissare tutto. Allora, cosa faremo? La prima cosa che faremo, creeremo una sorta di cerchio. Così. Ok, mi dovete trovare questo, vedete? Così, la parte più corta che vi siete trovato l'abbassate, l'eccesso lo spezzate e ci troviamo così, vedete? Cosa succede? La parte superiore, che deve essere molto più lunga, viene attorcigliata, viene fatta una sorta di cerchio, vedete? Io mo sto utilizzando questa pinza qua, ma non è questa la pinza è un'altra, e purtroppo non la riesco a trovare. Eccoci qua. In realtà questo qui bisogna un pochino perfezionarlo, ma fare un video di 6 minuti diventa pesante dopo. Però uno inizia, così inizia a rendere un pochino l'idea. Allora, in realtà noi ci troviamo questo, vedete? Sì, simile di questo. Questo pochino più grande, lo potete fare più grande, più piccolo, come a voi più comodo. Poi bisogna inserire la girella. Questo qua, gli facciamo questo giretto qua. E il tempo restringe. Il tempo restringente passa sopra il ferro, va a bloccare la girella per non farla fuoriuscire. Cioè, in realtà noi abbiamo creato una cosa, una sorta di bet clip così, che poi in realtà è così. Eccoci. Questo va soltanto messo per lo short rovesciato. Si mette il piombo e poi automaticamente, in base alla lenza, uno sceglie il diametro e la lunghezza. Io spero di esservi stato d'aiuto. Per qualsiasi dubbio basta che mi scriviate sotto al commento e io sarò pronto lì a rispondervi. Va bene? Nel dubbio, ferra.